Io mi ricordo che andavamo a spasso, giravamo così e vedevamo che c'erano i militari in giro che giravano e vedevamo i carri armati giù a Agello, San Clemente e poi dopo un paio di giorni sono venuti su i carri armati, arriva due colpi di granate giù nel greppo della casa lì. Dopo quanto abbiamo visto così, siamo andati via, siamo andati giù al Vai. Il rifugio era... perché c'era... era una greppa, non era come adesso. Era tutta greppa e c'era il foro dentro il greppo. Nei rifugi noi siamo andati dopo del 4, dopo del 4 fino al 22, 23, così, però veramente il brutto è stato dal 4 fino verso il 6 o il 7. E avevo 15 anni, li ho compiuti nel rifugio. Quando c'erano i tedeschi lì, non è che erano cattivi, però toccava stare attenti, a non, comandavano loro via praticamente, però non ti trattavano male. È stato peggio dopo, che c'erano quei neri, non per noi uomini, per le donne. A San Clemente le hanno violentate via. Dove trovavano le donne, se non c'erano gli uomini che le difendevano, le trattavano a modo suo. Dopo, quando siamo tornati, ce n'erano o 7 o 8 morti che erano... c'erano... era sulla strada, le scortature, quando andavo su, uno era 3, un dremaclet, sui lì di morte. Uno era torna alla chiesa, uno era, perché avevano fatto le trincee, no? 33 trincee, e era morto tutti lì. Sotto la capanna era entrato un carro armato, in casa c'era il babbo di Pelliccioni, il vecchio. E io guardo, vedo che c'era sto vecchio che era dentro un letto. Allora gli ho detto: Berto, lo portiamo via il tuo babbo, lo portiamo lassù. No, dai, che sto lì, adesso speriamo che venga, che passa tutto e dopo... Invece c'è stato, non mi ricordo se è stato un giorno o due dopo, una volta eravamo lassù, si vede una gran fiamma, è andato fuoco quel carro armato, è saltato via la casa, è andata tutta demolita e quel vecchio era lì. Quando siamo venuti in casa abbiamo visto tutto e di tutto, perché la casa era tutta distrutta e non ce n'era una che non era stata toccata. Tutte a croce era tutta distrutta. C'era il campanile che era alto come adesso. Tutto a terra era andato, tutto. Avevano fatto una specie di cimitero verso l'acqua della valle giù. Erano circa una ventina, se non era di più. E poi li avevano rotolati in una coperta e poi io gli avevo messo 20-30 centimetri a terra. Sono venuti a prendere quasi circa un anno dopo. Quelli erano tutti tedeschi. La guerra è una cosa che è brutta. Perché la guerra, cosa puoi fare? Tocca stare quello che ti dicono da fare.